senti che voce, senti, sì. Senti che voce. E vabbè, noi intanto li scopriamo, dopo cioè, li scopriamo, no, diamo delle possibilità, eccetera. Poi... questo ti do atto. È il domani che preoccupa. E lo so, ma non abbiamo locali dove si fa jazz, si fanno questo tipo di canzoni, di non sta precat proprio, non sta macis. E perché così non abbiamo l'abitudine. Ecco perché io invito il talento, purtroppo per il momento da qua deve uscire. Perché altrimenti si diventa troppo grandi poi certo. fare certe scelte. Da queste immagini bellissime che mi e ci ricordano il grande amico Gianni Colaiemma parlava praticamente, anzi suggeriva nel talk show che all'epoca registrammo al Teatro di Cagno a Bari, praticamente suggeriva a tutti i talenti di scappare, di andare via dalla Puglia. Perché effettivamente insomma sì, la terra è molto bella, però non abbiamo bellissimi posti per poter valorizzare i ragazzi. Io che ho realizzato Stella del Sud per 20 anni lo so e come, e lui praticamente mi dava ragione. Allora adesso siamo qui invece per ricordare Gianni, intanto voglio ringraziare l'Hotel Gabbiano che ci ospita per questo speciale, che non è il piatto servito, ma più o meno è la colazione, come potrete notare dai cornetti, eccetera, e da queste tortine. Io voglio ringraziare la famiglia Colaiemma, parte della famiglia Colaiemma, che è ospite in questo speciale dedicato per l'appunto a Gianni. La moglie Gigia, una Ciao. Bravissima persona, e il figlio Gianmarco Colaiemma. Buondì. Buongiorno. Benvenuti. Io intanto vi ringrazio per essere qui con me. Possiamo toglierci la mascherina perché siamo a distanza, così insomma possiamo respirare meglio, perché non si riesce mai a dialogare. Speriamo che queste mascherine insomma spariscano quanto prima, anche se le mascherine fino ad ora hanno salvato la vita di tanti, e purtroppo non è stata salvata un po' la vita di tanti, tanti amici, tra cui quella del Gianni. Sì, Vito, se mi permetti di specificare, no? Sì. Perché hanno detto in giro che mio marito è morto di tumore, eccetera, e di altre patologie. Io voglio soltanto specificare che Gianni è morto di Covid. Il Covid c'è, esiste. Mio marito è morto di Covid, è vero, era un fumatore, aveva dei polmoni un po' compromessi dal fumo. Purtroppo questa complicanza, perché avendo i polmoni già compromessi, il Covid ha fatto festa dentro di lui. Però i dottori, i medici degli ospedali, in quel caso il contatto è stato stretto con i medici del Miulli, che ringrazio tutti veramente per quello che hanno fatto. Hanno fatto l'impossibile per salvare Gianni, ma veramente l'impossibile. Questo è un virus che entra nel corpo di una persona e non sai quello che può fare. Io sono un soggetto fragile perché sono un soggetto allergico. Il Covid mi ha dato soltanto un semplice raffreddore, ma io sono stata una persona fortunata, una miracolata dalla vita, dal cielo. Ringrazio le migliaia e centinaia di persone che mi hanno scritto, mi hanno telefonato e mi sono stati vicino veramente tutta Bari. Ringrazio anche Antonio De Caro, il nostro sindaco, una persona gentilissima. Ringrazio Michele Emiliano, che sono, a prescindere dal fatto che sono dei politici, ma sono dei miei amici, sono amici da tantissimi anni, quindi io li ringrazio come amici. E tutti quanti quelli che ci hanno... Te l'avrei supportato. Chiesto alla fine del programma, Vabbè, tu mi hai anticipato. Io l'ho fatto già, perché adesso dobbiamo parlare di Gianni. Certo, adesso quindi dobbiamo parlare di Gianni, però devi prendere il caffè adesso. Tutto quello che c'è intorno, io faccio una domanda, anche se lo sta prendendo Gianmarco, il caffè. Quanti anni hai, Gianmarco? 29. Ricordiamo allora, la famiglia è composta da te... parte la moglie, da te? Mia sorella e mio fratello. Che si chiamano? Giorgio e Francesco. Giorgio e Francesco, età?
30 e 20, Francesco il piccolo. 30 e 20. Ci siamo dati da fare io e Gianni. Certo, vi siete dati da fare. Beh, io eravamo molto giovani quando ci siamo sposati. Molte volte mi chiedono, ma tu sei la prima, la seconda, la terza moglie? No, no, io sono la prima e l'unica e l'ultima, tra l'altro. Mio marito è stato l'unico marito e sicuramente resterà per sempre l'ultimo. Abbiamo avuto 3 figli, li abbiamo avuti in giovanissima età, ecco perché ci ritroviamo ad essere giovani, che ho i figli abbastanza grandi. Faccio prendere il caffè. Grazie. Teatro Barium, tutti me lo chiedono, tanti se lo chiedono. Anche a me. Soprattutto voi che insomma lo gestite. Che cosa farete adesso col Teatro Barium? C'è qualcuno che dice, te l'ho detto dietro le quinte, suggerisce, ma è meglio se liquidano così loro prendono soldi. Addirittura sì. No, noi continueremo. Cosa vuoi rispondere a questa gente che forse chiede questa cosa? Perché forse vogliono metterci mano. Tu mi fai domande scomode comunque. Sì. Beh, è il compito nostro. Però comunque noi non lo lasciamo. Noi continuiamo con una stagione. Approfittane adesso davanti alle nostre telecamere di dire. Non si può dire nulla ancora. Però stiamo creando un calendario a livello nazionale. Ah, ho capito. Che cosa farete? Qual è l'idea? C'è qualcosa che... È un calendario. Cosa bolle in pentola? È un calendario tu molto... Che sei pieno di idee, Per ora non si può dire niente. Posso dire una cosa? Dimmi. Mio marito. Sì. Allora, premettendo che mio marito amava e adorava i suoi figli, da Giorgia a Gianmarco a Francesco, li abbiamo desiderati tutti e li amava tanto, tutti e tre. Però c'era un occhio di riguardo per Gianmarco, perché Gianmarco è stato il primo amministratore teatrale, dopo di me, perché ci sono stata anch'io prima di lui, il primo manager in grado di far ripartire l'attività e gestendola in maniera moderna, perché lui è un ragazzo, con delle doti imprenditoriali incredibili. 5 anni fa aveva appena 24 anni, ha preso in mano un'amministrazione teatrale di un teatro. Otto anni fa, forse eri anche più piccolo, e l'ha sanato completamente, dalla testa ai piedi. Beh. E l'orgoglio era un grande orgoglio per suo padre Gianmarco. E l'ultima telefonata che Gianni ha fatto con Gianmarco in videochiamata dall'ospedale. L'unica cosa che gli ha detto: Gianmarco, mi raccomando, al teatro. E quindi Gianmarco ha questo compito, quest'onere, di seguire... questa eredità. Certo. Lui deve continuare a portare avanti quello che Gianni ha fatto da solo, attenzione, perché mio marito ha costruito il Teatro Barium senza mai l'aiuto di istituzioni. Lui era un animale libero, era libero dalla politica, era libero da qualsiasi lobbistica, anche se le offerte le ha avute in passato, però lui diceva gli artisti devono essere liberi da tutte queste, diciamo, queste situazioni che ci sono, perché purtroppo la politica è entrata nella cultura già da tantissimi anni. Tu hai salutato prima le istituzioni, Sì. Però io ricordo che qualche anno fa, quando abbiamo realizzato il talk, io lanciai un messaggio che spero, insomma, allora, sia stato le istituzioni sono una cosa. Ricordo che non era molto contento Gianni. Allora, Gianni non era molto contento, perché chiaramente Gianni istintivamente aveva una reazione. Però a prescindere dalla reazione che tu puoi avere contro un'istituzione politica, dietro l'istituzione politica c'è l'amico. Tu sei il conduttore, siamo stati ospiti da te un sacco di volte. Perché? Perché tu sei l'amico, cioè al di là della tua figura di presentatore, quindi al di là della figura del politico, c'è l'amico. Certo. Nel bene e nel male, l'amico comunque c'è. Ecco perché sì, Gianni ha avuto tanti scontri, perché ideologicamente, politicamente avevano dei punti di vista molto differenti. Però purtroppo nella cultura è entrata la politica. E che cosa succede? Che quando ci sono dei bandi o ci sono dei concorsi o per un appalto, che sia di una rassegna, che sia, ci sono dei canali, dei corridoi preferenziali dove ci sono persone che è vero che possono anche avere delle doti artistiche, io non metto in dubbio le doti artistiche di certe correnti
culturali che lavorano sempre con le istituzioni, perché se tu fai parte di una corrente politica chiaramente sei più agevolato e sei spinto da personaggi che molte volte non appaiono in politica, perché non è detto che Antonio De Caro decida lui come sindaco, non è detto che Michele Emiliano, che è un presidente di regione, decida lui in prima persona. Anche se non è giusto. Ci sono, no, ci sono, loro portano avanti, loro guidano questo carro, che sia la regione, che sia il comune, ma dietro ci sono tante figure che lavorano a questo nella politica. Ci sono le commissioni, ci sono le commissioni cultura, ci sono gli assessorati, dove ci sono i direttori degli assessorati che stanno lì da tantissimi anni. È chiaro, hanno la preferenza per un tot artista, è perché mi sei simpatico o perché c'è un altro motivo. Capisci? Mio marito si trovava in una posizione culturale e di esperienza così alta, ma io non è che voglio dire che mio marito era l'unico e solo, però nel suo lavoro era veramente l'unico e solo. A volte sono posizioni scomode. L'unica cosa che io chiedo ai capi delle istituzioni, quindi a questi amici, di controllare più le commissioni cultura e di avere un po' di persone un po' più razionali, che siano lontani dalla politica. Certo. Come Gianni aveva chiesto di fare consulenza gratuita, non gliel'hanno fatta mai fare. Ti fermo, Gigi, un attimo. Un po' di pubblicità, ci ritroviamo tra poco, ma nella seconda parte cercheremo di parlare più di Gianni e soprattutto, insomma, della famigliola. Ci vediamo tra poco. Eccoci qua nuovamente insieme con lo speciale del piatto è servito, colazione è servita, caffè è servito, con la famiglia, parte della famiglia Colaiemma, con la presenza, voglio ringraziare nuovamente Gigi, la moglie di Gianni e il figlio Gianmarco. Tu prima parlavi di queste persone che hai detto la prima moglie, sei la prima e l'unica sì, moglie. Sì, perché no, ad esempio, mo ti dico, no? I figli di questi attori, no? Che sono un po' più conosciuti, no? Allora molte volte vanno a scuola, no? E mi fa ridere perché quando penso, perché io i figli di Gianni Ciardo li ho cresciuti. Allora Renato mi ricordo che raccontava, quando eravamo più ragazzini tutti quanti, che piangeva a scuola perché gli dicevano: scusa, ma tua madre è la prima, la seconda o la terza moglie? E allora ci sono queste situazioni, no? Perché anche a loro è stato chiesto a scuola: ma tu sei figlio della prima moglie, sei figlio della seconda moglie? Cioè la gente nell'immaginario collettivo è un po' cattivella, sì, molto cattiva, la gente è molto cattiva, soprattutto con i bambini, non credere. Dobbiamo dire, insomma, al pubblico che ci segue da casa, che per la moglie di un grande artista non è semplice dover stargli allora, a fianco. La mia vita deve con sopportare tante è cose. Stata anche molto, molto, molto difficile sotto il punto di vista, soprattutto quello economico, non te lo nascondo, perché comunque questo è un lavoro dove devi investire un sacco di soldi. È un lavoro che cioè, ci si autoproduce molte volte. Poi lui si autoproduceva, per cui chiaramente molte volte io dicevo: non so, Gianni, dobbiamo pittare a casa. E sai, Gigia, c'è da pittare il teatro, va bene, aspettiamo. E la cosa, diciamo, che a noi ci ha salvato sono stati i miei suoceri, che adoravano il figlio, adoravano me, adoravano i bambini. Anche mia cognata è ancora una cognata meravigliosa, che ci ha sempre aiutato, mia madre. Cioè, diciamo che noi siamo stati sempre molto aiutati dalle famiglie, perché con tre bambini è un'attività così pesante da sopportare. Io non ti nascondo che quando mi sono sposata 33 anni fa, tutti i miei parenti dicevano: ma che lavoro fa tuo marito? Fa l'attore. Vabbè, ma di lavoro cosa fa? L'attore. No, vabbè, ma succede anche adesso. Perché non è neanche considerato come lavoro questo. Cioè, lavoro dove c'è una storia dietro le quinte. Molti lo considerano un hobby. Molto sofferta, perché mio marito quando tornava a casa era sempre sofferente per i pensieri, per i pagamenti, per quello che doveva creare, per quello che doveva scrivere. Io mi sono cresciuta i bambini da sola, perché mio marito non poteva accompagnarmi alle festicciole o ai veglioncini che vanno sempre mamma, papà, mamma e papà.
perché lui era impegnato a teatro il sabato e la domenica, di Natale, di Santo Stefano, di Pasqua. Cioè, io sono stata una mamma che ha abbandonato la mia carriera lavorativa, perché ero una donna in carriera all'epoca, per crescere i bambini, perché mio marito mi ha detto: io sono un'ex attrice e un'ex conduttrice televisiva, mi ha detto, tu adesso mi sposi, ma io voglio la mamma dei bambini. Io ho accettato, sono stata felicissima di lasciare lui. Tutto. Ti ha corteggiato? Moltissimo, moltissimo. Ci dici come vi siete conosciuti? Beh, parlando di cultura, ci siamo conosciuti sull'assessorato alla cultura del Comune di Bari, perché io collaboravo sia politicamente che lavorativamente parlando con il professor Tommaso Masiello, che saluto da lassù, che è stato un professore universitario di storia romana a giurisprudenza ed è stato uno dei nostri più grandi assessori alla cultura, anzi l'unico. Lui è venuto Io lavoravo con Tommaso. Lavoravo con Tommaso all'epoca, andavo in giro per i teatri con Tommaso. E una mattina mi ha chiamato, sono andata in assessorato, ho aperto la porta e ho detto: ciao Tommaso, oggi già entra, ti devo presentare i due giovani attori bravissimi. E c'erano seduti Gianni e Mino Barbarese. Mino, che mi amava tanto, mi ha adorato dal primo momento, io amavo e adoravo lui. E io, siccome ero abituata con Tommaso Masiello a frequentare solo il Petruzzelli, solo il Piccini, dico: chi sono questi due? Tu le sai queste cose? Teatro Barium, chi è? Chi sono? Dice: come? Sono due comici famosissimi. Anzi, e loro mi hanno invitato a vedere lo spettacolo. Loro replicavano con Charleston Sette Gambe Sette, con il maestro di musica Franco Florio, che è mio cognato. Bravi, uno spettacolo meraviglioso. E mi ricordo quando arrivai quella sera al Teatro Barium, andai con un gruppo di amici miei, con una comitiva. C'era la coda che arrivava fino al picnic, io non riuscivo a passare, dicevo: Madonna Santa, ma che cosa fanno questi due? Una volta poi entrata in questo magico teatro e ho visto questo spettacolo bellissimo, loro erano strepitosi, io sono rimasta così affascinata dopo aver visto il teatro serio, il balletto, l'opera lirica. Ho visto questi due grandi attori, grandi mattatori, che erano comici e spalla l'uno dell'altro, con dei tempi tecnici. Con Tommaso mi fa: hai visto Gigia che cosa ti ho portato a far vedere? Questi sono due talenti meravigliosi, il teatro gremito, i ragazzi impazziti. Io da quel teatro, da quel giorno, non sono più andata via. Sì, perché? Eh? Sì, perché io avevo un fidanzato, Gianni aveva una fidanzata. Quindi, che cosa? Come è stato l'approccio? Figli, ti ho salvato, visto? Io sono rimasta vedova, giovane. La saluto se mi sta vedendo, perché non la vedo da 30 tra di voi anni. Che come è scoccato? E niente, ti dico che io avevo un fidanzatino, lui aveva questa fidanzata, ci siamo visti, in assessorato, poi ci siamo rivisti a teatro e lui mi ha chiesto di non andare più via. Ed è successo che, sì, è successo un macello. Io ero piccolina, avevo 22, 23 anni. Dopo neanche un anno ci siamo sposati. Mizzica! Cioè, nel giro di poco tempo. Io a 25 anni avevo già due figli, avevo sia Giorgia che Gianmarco. Ma ti ha chiesto di non andare via? Di non andare più via dalla sua vita. Dalla sua vita? Sì. Cioè, l'hai proprio bruciato. Di colpo, è stato tutto... Sguardo a prima vista, sì, colpo... Sì. Ma questo è il suo racconto, poi... No, è ci fosse già lì, che cosa direbbe? La realtà. È così, perché ci sono anche gli attori... Quando ne parlano, non so se hai visto gli occhi come... No, cioè, ma ci sono ancora... Guarda, ci sono ancora delle attrici, che tipo Antonella Radici, che lavora con noi da quando io ero fidanzata con Gianni. Quindi lei può testimoniare tranquillamente, caro Gianmarco... Ma penso che l'abbia già fatto tante volte Antonella, che la storia è andata così. Dobbiamo chiamare questa Antonella Radici, che insomma, no, sto scherzando. Sto scherzando, va bene. Quindi insomma, è sbucciato questo grande amore, due figli immediatamente. Sì, due, Giorgia è nata il 25 ottobre del 90, all'ottavo Giorgia, che aveva 3 mesi, Gianni stava replicando all'Abeliano con la storia di Ruzzolana. Quanti anni di matrimonio? 32. Avete festeggiato i 25?
I 25 anni li abbiamo festeggiati, Gianmarco ci ha fatto un regalo, siamo andati in Thailandia a festeggiarlo. Thailandia? Sì, siamo andati a Koh Samui, perché noi praticamente non abbiamo fatto il viaggio di nozze, io e Gianni. Ah. Siamo andati ospiti sul lago di Garda dai suoi zii a Verona, uh-huh. perché io ero incinta di Giorgia e quindi... Ho capito. Dovevamo andare in Polinesia, mi ricordo, e non l'abbiamo più fatto. E quindi questo viaggio di nozze poi... L'abbiamo rimandato ai 25 Però dopo anni. Due figli avete deciso di sospendere dopo un attimino? Io ho cominciato a lavorare con Gianni, a seguire uh-huh. Gianni nell'amministrazione, sono uh-huh. stata il suo amministratore teatrale. Eri gelosa? Senti, io sono molto gelosa. Io sono gelosa, sono una donna gelosa delle mie cose, perché io non ho mai rotto le scatole a nessuno. Uh-huh. Quindi io sono stata sempre gelosa di mio marito e dei miei figli, del mio teatro e anche degli attori che lavoravano con noi. Ti sei mai arrabbiata qualche volta, ne so, qualcuna che si è avvicinata? Sì, sì, è successo, è successo. È successo, ma perché io ero piccola, ero giovane, ero anche molto bella, non so adesso sono abbastanza grande. Però mi davano fastidio questi atteggiamenti, sai, io non andavo a rompere le scatole a nessuno, ecco perché mi dava fastidio l'atteggiamento di queste attrici che volevano, sai, farsi notare. Volevano emergere. Ah bella, è stati comoda. Quindi io ho sempre, anche se non ti nascondo che poi è subentrata nel 91 la mia sorella Lucia Coppola, no? Lei è stata veramente ed è ancora una sorella, nonché la madrina del mio terzo figlio, uh-huh. di Francesco Pio Nicolò, che è nato dopo. No, Francesco è nato dopo. Sì, Francesco è l'ultimo, è nato quando io avevo 32 anni. E quindi Francesco è stato battezzato nella chiesa di Padre Pio ed è la madrina Lucia Coppola. Quindi Lucia mi ha un po' supervisionato, era quella che io stavo a casa con i bambini. Voglio chiederti, come moglie e come figlio, pregio e difetto, un pregio e un difetto di Gianni, un pregio e un difetto di papà. Allora, un difetto grossissimo di mio marito, che si fidava di tutti uh-huh. e dava molta confidenza, fra virgolette, alle donne. Lui difendeva molto le donne, le amava, fra virgolette, cioè lui si fidava molto di tutti, ma soprattutto delle donne, e molte hanno frainteso, però hanno avuto a che fare con me, guarda, non ti prendo più. Il pregio, generoso da morire, molto generoso. Lui toglieva molte mm-hmm. volte a noi per dare agli altri, però a noi ci stava bene, perché mm-hmm. comunque noi ci siamo sempre accontentati di quello che abbiamo avuto, sia nei periodi buoni che in quelli cattivi. Gianmarco? Era maniacale. Maniacale? Nel lavoro. Preciso? Fiscale? Come pregio, mm-hmm. cioè per me è un pregio. Come difetto, lasciamo la permalosità. Era permaloso. Molto. Sì. Quando gli dicevi la cosa è vero. Se la svegliava ogni volta. Ha detto, oh, che sto scherzando. E la ricordava per sempre quella cosa. Quindi. Bene, volevi dire qualcosa? I cortei più belli di San Nicola li ha fatti mio marito, mi dispiace. Mi dispiace dirlo, ma è la verità. 2006? No, che cosa l'ultimo, c'era? L'ultimo 2006. 2006 e sì. Poi non gliel'hanno fatto più fare. E mio marito è morto con questo grande dolore, ma lui quello, cioè, l'ha somatizzato molto. Quali sono state le ultime dolore? Cose che ti ha detto, le ultime parole, cosa ricordi di questo? Le ultime parole che mi ha detto? Sì. Le ultime parole che mi ha detto, sappi che io ho amato e amo solo te. E io ho detto, sì, vabbè. E poi l'ultima videochiamata che abbiamo fatto, io gli ho detto, dai Gianni, forza, lui aveva la maschera in faccia, mm-hmm. gli ho detto che devi tornare a casa, noi abbiamo bisogno di te. E lui ha fatto così. L'ultima cosa che di lavoro che mi ha detto, quando stava a casa gli ultimi giorni,
che gli dispiaceva moltissimo che non poteva venire da te a registrare. Io sono qui oggi per questo, perché lui mi aveva detto mi dispiace, dai, ora che mi rimetto, la prima cosa devo andare ad accontentare Vito, sì, Vito Diomede. Perché, sì. Perché e lui mi diceva sempre, no, quello è un bravo ragazzo. Giocavamo bravo sempre, ragazzo. Giocavamo sempre, dai. Sì, ti voleva bene. Mi diceva sì, mi diceva sì. Si scassa, però poi diceva, poi quando veniva... Lo diceva sempre. Lo facevo mettere a suo agio e lui ci divertiva tanto. Purtroppo abbiamo concluso, io voglio ringraziarvi per essere venuti. Grazie a te, Vito. Voglio ricordare al pubblico che tanti colleghi avrebbero voluto questo momento, voglio ringraziare voi per averlo dedicato a me. Sì, io voglio comunque ringraziare veramente tutti, anche quelli colleghi del teatro, tutti, il sindacato, i miei colleghi del sindacato, i miei colleghi, io lavoro al MIBACT, i miei colleghi del MIBACT, dei beni culturali, tutti, ci hanno veramente, si sono stretti tutti intorno a noi. Li ringrazio veramente tutti, sono tantissimi tutti. Davvero grazie a tutti. Qual è la cosa che ti è rimasta più in mente? Senti Vito, io amavo moltissimo i suoi monologhi. E il monologo che più mi è rimasto nel cuore è quello che lui fa nel Teatro Petruzzelli nel secondo atto di Amino Amar. Quando Colin e Marietta si ritrovano da soli nel teatro buio, sotto c'era questo bombardamento, e lui fa questo monologo dove spiega un po' in questo monologo l'essenza del pubblico che va a teatro, il vero pubblico che va a teatro. E lui, Vito Moro Giovanni, che è l'autore praticamente, aveva già previsto i teatri vuoti, pensa. Perché Colino in questo monologo dice a Marietta, dice guarda quanto è bello il teatro vuoto, dice immaginati gli applausi, quelli che stanno sulla piccionaia, che fischiano per le opere, senti la musica sottofondo, perché c'è da dire un'altra cosa, Gianni era un profondo intenditore e amante della musica lirica. E quindi ricordo questo monologo meraviglioso. Tu invece hai una... Che cosa lui ti ricordi? Più sul comico. No, io direi Acchiato una fatica. Acchiato una fatica, bellissima questa cosa. Quindi, era una dedica. C'erano tanti slang suoi, tipo certo. da ti sparo, da quel famoso mo ti a sparà. Oppure a Cie l'estate, che quella è stata fatta cosa molto... No, le ultime erano a Vascene, la Venna, Vascene, la Vende, a Vascene. Grazie di cuore a Gigia. Grazie a te. A te. Grazie a Gianmarco. Tutti. Grazie. Noi non so dove andremo, oggi è stata una puntata, diciamo, senza far vedere le solite cose, ma è stata una puntata veramente intima, bella, perché avevo, a parte degli amici, ma ho sentito Gianni qua. Un bacio a Raffaella. Grazie di cuore. Grazie a tutti e alla prossima. Ciao.